Bene raga, Power Roby, benvenuti al mio canale. Oggi smontiamo il motore Tecumseh. Tecumseh, cos'è che Tecumseh? Va bene, lo smontiamo tutto perché inutile, così non partirà mai. Quindi ho deciso di trasformarlo in motore ad asse orizzontale e cilindro verticale anziché cilindro orizzontale e asse verticale. Quindi chiavi, smonto tutto e vediamo che cosa c'è dentro, come è messo dentro. Boh, fuori pulito, ma dentro? Se dentro è messo male, è da buttare. Resta lì che adesso lo smontiamo e vediamo cos'è. Thank you.
E quindi, dopo aver smontato tutto, questo è il risultato. Pieno di schifo. Qua poi non vi dico, a parte che c'è ancora l'acqua. Meno male che non è partito perché andavo a rovinare il motore, questo schifo andava dentro. E non so come è messo, sinceramente. Vediamo il cilindro com'è. Il cilindro non sembra grippato. È scaldato, quello sì, ha preso una bella scottata. Va bello scottato anche qua un pochino. Non so se si vede. E valvole intasate, uno schifo. Questa guarnizione perdeva, questa perde. Devo cercare di toglierla. Oh, guarda che culo, è venuta via proprio così. Questa sarebbe da sostituire, ma no, non la cambio. Gli do una bella pulita, gli do una grattatina con la carta vetrata leggera e poi quando la vado a rimettere ci metto la pasta rossa, abbondante e buona. Questa è ancora buona. Meno male che è venuta via, perché di solito si incollano e si strappano. Forse è venuta via bene perché ci ho messo, perché c'è finita l'acqua. L'acqua magari ha allentato la presa. Qua andrà tutto pulito. Sono tentato di fare una piccola elaborazione qua con la fresa, proprio dove si vede il nero, andare a scavare leggermente con la fresa. Sono tentato, ma vediamo. Magari no. Perché sinceramente non mi interessa la potenza. Adesso prendo la misura qua del cilindro intanto. Dunque, la misura del cilindro, dicevamo. La misura del cilindro è 63. Tondi, tondi, 63 precisi. 63 precisi. È una brava bestia, è un bel pistonone, eh? Un buon pisellone. Va bene, continuo a smontare tutto quanto, cioè la parte di qua. Il volano non lo tolgo, non mi interessa toglierlo per il momento. Poi tanto verrà tutto lavato accuratamente con benzina e pennello per togliere via tutto lo sporco. O anche con l'idropulitrice, sì, va bene. Un'altra passata con l'idropulitrice e faccio prima per togliere tutto questo sporco qua. Il resto non viene assolutamente toccato. Poi vabbè, tolgo le valvole, pulisco tutto. Anche qua i condotti vanno tutti puliti. Potrei anche dargli una fresata ai condotti, eh. Perché se guardi qua, in quel punto lì, c'è uno scalino brutto. E volendo una lavoratina con la fresa si potrebbe fare. Mi farà dannare il collettore del carburatore perché ha una forma particolare. È un casino, non esiste un collettore uguale. Quindi dovrò farlo io, ma comunque guarda, il tubo è tondo, come fai? Come fai? Perché il collettore è in alluminio e ha proprio questa forma. Peccato perché se era semplicemente tondo, si poteva mettere un collettore tondo. Questo è un bel casino, a meno che non si taglia qua, si porta da chi salda l'alluminio e mi faccio saldare, taglio qua, no, niente, l'unica è tagliarlo qua e farci saldare un tubo con un'altra flangia per metterci un altro carburatore diverso, un carburatore diverso. È un bel casino questa stronzata qua. O fare un foro tondo e basta, oppure
con una flangia di ferro fatta su misura uguale a questo, identica, che va lì così, con questa stupida forma qua, e basta. Io ho la carta per fare le guarnizioni, quindi guarnizioni non me ne frega niente. Il problema è che, peccato che è sta forma, di solito hanno due forme tonde qua, altri motori hanno la forma tonda, questo è stronzo, è fatto così, che poi non capisco perché abbiamo fatto sta roba, forse per avere più ingresso, più aspirazione, più potenza, ma strana sta cosa, vabbè, pazienza, continuiamo a smontarlo. Purtroppo, non ve l'ho detto, ma tutte le viti sono in pollici, quasi tutte. Quindi ho dovuto tagliare delle viti per poterle svitare con il cacciavite, un casino. Purtroppo è così. Anche queste viti sono in pollici. Cazzo. Bel casino. E hanno anche un filetto veramente brutto. Ora c'è un pezzo che vediamo, riesco a togliere questo qua, dovrò metterci un po' di WD-40. Magari viene via. No, Certo che se prima gli davo una pulita con la carta vetrata. Ale, mi è volata la GoPro. Troppo pericoloso. Mettiamola qua, va. Bello.
braia. Quindi apriamo il motore, che è già aperto, eh. Si vede già la fessura, è già aperta. Ecco qua, la guarnizione c'è ancora, non si è rotta per fortuna. Devo riuscire a toglierla senza romperla, così dopo ce la rimetto pulita con la pasta rossa. Questa è la situazione interna. Bello zozzo. Questo è il limitatore di giri. E va eliminato. Questo va tolto. C'è qua un seger, lo togli, sfili. Questo va completamente eliminato. Qua vedo che ha già due solchi per la lubrificazione. Qua un po' arrugginito dentro. Direi che forse il paraolio sarebbe da cambiare. Vediamo, se lo trovo lo cambio. Questo qua, che è venuto via, è la pompa della lubrificazione. E verrà eliminata anche questa. Il motore, eccolo qua. Questa verrà eliminata, verrà tagliata qua. Verrà tagliata, che è quella che aziona il limitatore di giri, che sarebbe questo, il costrittore, adesso non mi ricordo come si chiama. Questo all'aumentare di giri fa aprire queste masse e va a lavorare sull'acceleratore, e quindi accelera ed decelera. Questo è l'albero a cam, che è stranamente metà in metallo e metà in plastica. Fortunatamente le camme sono in metallo. Questo spessore è consumato. Questo spessore è consumato, è da sostituire, non so con cosa, vediamo cosa c'è in giro, perché il motore, l'albero motore cioccava leggermente, quindi eccolo qua, il problema è lui, va sostituito questo con uno nuovo. Da qui ci sono dei fermi qua, questi mezzi bicchierini, queste che sembrano rondelle, questi sono dei bicchierini. Vanno messe in compressione le molle, sfilati fuori, e poi togli le valvole. E la biella, eccola lì, un attimo che facciamo girare. Con una mano faccio fatica. La biella è il tallone di Achille di questi motori, così mi hanno detto, effettivamente è proprio brutta. C'è dentro acqua e olio. Eccola lì, questa qua, la biella. Per fortuna non è quella tagliata di traverso, ma è quella dritta. E secondo me è meglio. Non so in che situazione sia, lo analizzeremo poi dopo. E vedremo. Questo foro qua è... E c'è un segno in giro da qualche parte su questo ingranaggio qua, deve combaciare con questo foro qua, perché è la messa in fase del motore. Non lo so, devo guardare meglio prima di smontare tutto.
quindi andrà pulito, andrà aggiunta qua in questo punto qua una paletta di ferro messa in questa maniera, che prenderà l'olio da qua e lo butterà verso l'alto, e andranno fatti degli scassi tipo questi nella parte superiore dove va a infilarsi l'albero a cam e l'albero motore, così da lubrificare, e questo motore funzionerà in piedi anziché sdraiato. Qua va tutto ripulito bene, chiaramente. Se mi girano le balle, già che ci sono, gli do una fresatina qua e là per ottenere un'erogazione migliore della potenza. Non dico di averne in più, ma migliore. Le fasce elastiche, boh, le vedremo. Le vedremo. Se trovo qualcosa, se sono consumate, penso di sì, e trovo qualcosa da adattare qua nelle Filippine, e l'adatterò. Questa guarnizione è andata, è rotta. Però fa niente, tanto è solo un coperchio. Ci metterò la pasta rossa abbondante. E questo per ora è quanto. Bella lì. Power Robby che smonta Filippine.